Giornata ha visto anche gli incontri che ci sono stati in via Manzoni presso gli uffici dell'amministratore delegato del Sassuolo Carnevali. Si sono presentati intorno all'ora di pranzo sia Monci che Massara per quanto riguarda la Roma, perché la Roma spinge per De Frel. Chiedo scusa poi a telecamere spente. Comunque, dicevo, per quanto riguarda la Roma, Massara... Sì, dopo, esattamente. Poi spengo la telecamera e vado a dire due cose ai ragazzi. Comunque, intanto dico due cose a voi. Monchi e Massara oggi si sono presentati all'ufficio del Sassuolo perché comunque alla Roma interessa molto De Frel e la Roma vuole concludere questa operazione. Nel contempo però al Sassuolo piace molto Marchizza come giovane, mentre a proposito di giovani oggi la nostra Giulia Stronati ha intercettato sotto la sede sempre del Sassuolo anche Giuseppe Riso, che è l'agente di Cassata, altro ragazzo in orbita Sassuolo. Dunque un Sassuolo che punta ai giovani, c'è stato questo incontro con la Roma. Altra situazione, prima Alfredo parlava di Leonardo Gatto, il cui futuro potrebbe essere in Svizzera, l'altro gatto, Massimiliano, invece potrebbe passare dal Chievo Verona, che è proprietario del cartellino, al Pescara. Luca, cosa succede adesso che spegni la camera? Al massimo girala, non spegnerla. Come? Non spegnerla. No, se ne sono andati, hanno fatto bene. Ah, ma cioè la gente... Ma tu sei solitamente... La gente è abituata a vedere Cilli tranquillo. Oggi sto uscendo il peggio di Cilli in diretta televisiva. Luca, perché? No, tu sei solitamente, io sono una persona estremamente tranquilla, però sinceramente non sopporto i maleducati, quindi... Ma cosa è successo, Luca? È giusto insegnare le buone maniere a chi non ce l'ha. Come? E soprattutto rispettare il lavoro di chi sta lavorando. Ma mi spieghi cosa è successo, per curiosità, Luca? Poi parliamo di mercato, però cosa è successo? Ti hanno offeso? Hanno detto qualcosa di sbagliato? Veniamo io e Magalli, ci mettiamo 3 secondi, eh? Sì, esatto, hanno detto qualcosa di sbagliato, sono dei ragazzi, probabilmente qualcuno di loro dovrebbe imparare un po' meglio l'educazione, però non fa niente. Tu mi conosci bene, però certe cose sinceramente non lo sopporto, anche se sono in diretta. Avrei dovuto evitare, ma non ce l'ho fatta, sinceramente. No, Cilli, anzi, chiedo scusa ai telespettatori. No, anche. Ma non ti preoccupare, Cilli, vai sereno. Al massimo dici dove sei, qual è la strada precisa, ti raggiungiamo. E anche giacca e cravatta ci possiamo aggregare, anche perché la cosa strana è detta da Cilli, Alfredo Pedolà. Va bene, rissa schierata in diretta a Sport Italia con una delle persone più pacate che abbia mai conosciuto, figuriamoci. Per far perdere la pazienza a Luca Cilli, siamo davvero arrivati a qualcosa di straordinario. Ma tra pochissimo la seconda.